Gran festa del Desmontegara 2019 in Dial Maso. Siamo qui con Fabio Longo, buongiorno, che ci parlerà della storia mineraria del Primiero. Allora, la storia mineraria del Primiero inizia a fine età del bronzo, sicuramente abbiamo le prove, i materiali che all'epoca venivano lavorati e veniva estratto soprattutto il rame all'epoca. Poi la grossa epopea è stata quella del tardo Medioevo, quindi a partire dagli ultimi decenni del 1300 fino grosso modo a metà del 1600. In Primiero si parla addirittura della presenza di qualcosa come 400 cunicoli con 3.000 minatori vestiti come me, che ci lavoravano. Per cui veramente uno sforzo gigantesco, anche perché la dotazione, soprattutto di minerale contenente argento, era veramente notevole e quindi il territorio è stato in quel modo sfruttato molto, molto in quei periodi lì. Vediamo anche nella cartina qui alle nostre spalle proprio l'importanza strategica del territorio di Primiero rispetto alla mappa che rappresenta il Tirolo. Sì, vediamo che il cartografo conosceva molto bene i luoghi e li conosceva molto bene perché evidentemente erano importanti. Abbiamo addirittura la presenza anche del monastero ospizio di San Martino, abbiamo i vari paesi, addirittura del paese di Canale c'è Canal di Sotto, Canal di Mezzo, Canal di Sopra, quindi veramente il luogo era molto conosciuto, anche se come è anche adesso, era un po' distante dalle città principali, anche di difficile accesso. Ecco, un'ultima considerazione su Fiera di Primiero, che prende proprio il nome dall'essere centro nevralgico dell'attività mineraria. Esatto, perché lì è stata costruita la chiesa arcipretale, è stato costruito il Palazzo delle Miniere, che era sostanzialmente un fortino per conservare l'argento ricavato dagli scavi, e poi l'abitato di Fiera di Primiero era il centro commerciale, è diventato il centro commerciale della valle e si chiamava Markt Primiero, cioè il mercato di Primiero, che poi è diventato Fiera in locuzione italiana. Grazie mille e alla prossima tappa di ND Almaso.